Santa Maria, termina così la sua presenza nella scrittura, in una casa piena di vento, e ristandosi dietro lo Spirito, rimandando, come dal principio, alla casa oltre sé, alla poltronia del cuore dell'uomo, che aveva assunto, verso un padre che è la fonte della vita, verso un figlio che ci innamora, verso uno spirito che è come il vento, accende il cuore, porta vita, nasconde porta il cielo, solleva su ali d'aria, chiunque voglia rischiare il sentiero di Dio. Che avrebbe tutto il cammino di Maria e nostro, poi sui cammini di presentiamo a Maria tutte le nostre intenzioni, forse lo massimo, la alleluia, dopodiché un canto e chiuderemo con la benedizione e il bacio personale alla Madonnina del nostro casa. Salve Regina! Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve! A te ricordiamo che ci sentiamo di a te sospiriamo, Signore, che ci sentiamo di Grazie.
solito per il dentista. Sindaco, ti avvicini. Il sindaco è un grande amico e quindi viene anche per invitarla per questa festa alessandrina. L'impressione che gli è data, cioè, cosa... Sì, quello che ho notato è che una festa assolutamente sentita, io ci tenevo ad essere presente proprio per, anche per l'amicizia che mi lega al vostro importantissimo sindaco, e ho notato questo appunto, che la gente è veramente molto coinvolta e sente veramente, diciamo, la religiosità, ecco, di questa giornata. Per aumentare la cultura religiosa, visto che l'assessore alla cultura, cosa potrebbe fare la regione, a parte i problemi economici? Sì, io penso che intanto è un discorso che abbiamo affrontato volte anche con l'assessore Scarlata, che è l'assessore ai beni culturali. Io penso che intanto dovremmo rivedere appunto le nostre strutture, le chiese, e provare nei prossimi anni ad intervenire per sistemare le chiese, che sono appunto il luogo di culto, di si deve indubbiamente partire da là. Comunque, benvenuto alla Stella della Rocca, ci fa onore, ci fa tanto piacere che sindaco, lei... Sindaco, cosa chiediamo? Viene sempre. Sindaco, ha notato che quest'anno mi sembra sono molto più emigrate degli altri. Sì, io credo la nostra festa diventa occasione per, in questi momenti di grandissima difficoltà, per far sì che la nostra comunità sia sempre più unita, perché dobbiamo trovare tutte le motivazioni e le forze per creare lavoro vero. Quindi una nuova cultura del lavoro è del saper fare, cosa che negli anni e nei decenni passati è stata un po' accantonata, e quindi questa festa, questo momento di grande unità deve essere da esempio per far sì che questa comunità possa progredire e camminare unita. Grazie, grazie sindaco, grazie, buona festa a tutti. Buona festa. Grazie, buona festa. Allora chiudiamo la diretta. No, noi vedremo un po' di gente, dai. Ovviamente ricordiamo che domenica mattina e domenica sera. Ma l'appuntamento principale è domenica sera. Domenica mattina qualche ferriata ce la faremo. Col telefonino, non c'è problema. Saremo chiazza chiazza. Fino a luna, perché poi a luna dobbiamo andare a mangiare, sì, come buone tradizioni. E poi ovviamente magari nel pomeriggio, poi vediamo. Tardi pomeriggio, organizziamo un'altra cosa, va bene. O bolle in pendola. Allora, che fa? Facciamo un altro giro. Guarda la gente, guarda la gente. Abbandonato ormai. Ecco. Quando stacchiamo questa allora, quest'oggi, diretta? Caro professore, la quattro mattina, quattro mie, guarda a te. Quest'anno ho notato. Ci guadriamo tutte e due. Si vive, ho ascoltato. Vabbè, Sani. No, aspetta che vediamo. Vabbè, allora. Caro professore, quest'anno mi sembra che è uscito fuori una novità, è stata raccontata la storia dell'arrivo della Madonna. Negli altri anni non c'è stato. Vabbè, è una giornata calda, forse un po' di gente è andata via perché la chiesa era piena, gremita, notiamo che c'è veramente molte persone, allora quest'anno secondo me la festa è arrivata molto prima, forse questo ha favorito. La permanenza un po' le gli emigrati, insomma, perché magari prima andavano via perché già a settembre iniziano le scuole, iniziano i lavori, però è l'ipotesi sempre di quello famoso, del famoso fatto di anticipare la festa, ma no, la festa va fatta sempre l'ultima domenica, di lavoro, magari poi i lavori sono sempre più di meno, quindi la gente è libera, va avendo impegni, ci serve un travaglio, c'è bisogno, certo, si gode la festa, va bene. Allora andiamo alla famiglia Meritello. Tengo io, dai. Famiglia Meritello. Famiglia Meritello cosa fa? Guarda che bambino triste che abbiamo. È un bambino triste, bellissimo. No, è triste però. Guarda il sorriso. Sì, vuole la sorellina. Il fratellino. Il fratellino. Lei è mia figlia. Che vede,
Cioè, molto. Allora, dottore Burgio, che ritorna ad essere il dottore Burgio, lo dobbiamo intervistare pure non appena Nino Renere, famiglia e consorte. Dottore Burgio, ben ritornato ad Alessandria. Alessandrino che ritorna per questa festa, come sempre. Alessandrino non sono sempre, certo, sempre. È un Alessandrino dopo. Un Alessandrino dopo. Allora, l'impressione, Carmelo, quest'anno? È sempre una grande emozione venire ad Alessandria, ma soprattutto per l'inizio della processione della Madonna della Rocca. Stavo dicendo all'assessore appunto che la Madonna della Rocca è una Madonna miracolosa, noi alessandrini lo sappiamo e la nostra devozione è sempre grandissima nei confronti della nostra chiesa e della Madonna della Rocca. Va bene. Ci dovrebbe essere un lancio, che realmente è un po' circoscritto a noi alessandrini questa cosa. Se mentre gli altri, se si è parlato con gli altri santuari mariani, da Lourdes a Medjugorje, a Fatima, però il nostro ha avuto, e c'è stata pure l'apparizione. Va bene, ma non siamo riusciti a costruirlo. Quando è apparsa la Madonna non c'erano le televisioni, non c'erano, diciamo, i mass media. Abbiamo internet, abbiamo alle mondo web TV. Una cosa che voglio dirvi invece è questa, che io ci ho pensato ed è una cosa che si possa fare. Perché la Madonna della Rocca, la statua, è uguale alla statua della Madonna di Trapani. Sì, sì. E infatti quando io ero segretario a Trapani avevo avuto questa mezza idea di costituire una sorta di gemellaggio. Si potrebbe anche fare con un'altra Madonna miracolosa che si trova a Sciacca dove io vivo, però, perché la Madonna del Soccorso è una Madonna pure miracolosa. E forse non tutti sanno che a Sciacca c'è una via intitolata alla Madonna del Soccorso. Potrebbe essere l'occasione della Madonna della Rocca, potrebbe essere l'occasione per invitare il sindaco infatti a denominare una via di Alessandria alla Madonna del Soccorso e fare così questo gemellaggio spirituale, perché non dobbiamo perdere di vista quello che è l'aspetto spirituale e di fede che riguarda la Madonna. Comunque chi ha delle idee che porti avanti, che possano dare anche una certa rilevanza al nostro paese, insomma, che qualche cosa si possa muovere. Senz'altro. Va bene. Abbiamo Alessandro nel cuore e nella testa. Grazie, grazie, grazie. Allora, Armando, che fa? Stacchiamo o continuiamo ancora questa magnifica diretta? Gianni Combaretto, Gianni Combaretto. Sei abbronzatissimo, dai, quest'estate dove sei andato? Zona come si chiama? Surgente. Questo sole nella mia campagna. Nella tua campagna. Piscina l'hai fatta? È quella naturale? L'ingegnere Combaretto ha una bella villa che è in campagna, che ho costruito. Bella. Una casetta. Paga l'IMU. Ed è ricca di acqua. Ricca di acqua. C'è la sorgente di acqua, vero? Sì, c'è un piccolo posto. Specialmente d'inverno. Ma un'impressione sulla festa glielo dobbiamo chiedere. Quest'anno festa, quei 30 metri che facciamo qua in chiesa mi emozionano in maniera vedere la gente che va, cioè, ma morte, morte quest'anno, è vero, a parte gli emigrati. Il nostro simulacro, un passaggio di un'emozione veramente forte. All'interno di questo qualche volta dovremmo anche approfondire delle ricerche, magari l'avvocato Nino Ranieri ne sa qualche cosa. Abbiamo due quadri oltre a quelle del santuario questo qua è il terzo che manca al santuario. Allora ripetiamo. No. Questa sagoma è qua, questa sagoma è la continuazione che c'è al santuario dopo la scoperta. È questa. Il terzo delle figure, se vi ricordate. Ah, è certo, sì, che c'è questa stessa. L'incontro con la Madonna, poi la quarta effettivamente, poi quando vanno a suonare tirano fuori la Madonna, poi la depongono a terra e ci sono tutti i fedeli, quindi tra queste figure ci dovrebbe essere Angelina. Ecco qua questa parte l'arrivo. Questo mi pare che la batteria dice che sta per finire. Questo qua mi pare che sia più calcio di ritorno. La vanno a riprendere da Palermo. Dopo poi hanno costruito c'è scritto qualche cosa. Comunque quel giorno faremo qualche cosa. Va bene, faremo. Auguriamo a tutti. Faremo un buon servizio sulla festa, sulla statua, sulla tradizione, sulla
Riprenderemo anche perché molti scritti negli anni sono stati fatti, tu Nino Comaretto ne è testimone, anche perché era promotore di questo, di questi, questi scritti sulla, e anche delle foto fatte una volta sulla, la, e le dobbiamo rimettere sul sito perché ovviamente con la, col passare del tempo alcune cose sono cancellate tecnicamente. Ho realizzato delle foto in maniera particolare perché forse se riprendiamo quelle foto, fare delle foto al, a, dei quadri appesi al muro non è facile, quindi ho utilizzato delle scale, dei flash, delle luci particolari per poterle fotografare, perché quando tu fotografi un quadro di questo genere il flash in genere ti allampa la foto. Va bene, allora guardate, è stato curato anche in particolare questo altare che è bellissimo. Le scritte laterali. Le scritte laterali che sono state riutilizzate, sì. Vediamo della rotta di Tepetongo, quest'anno invece abbiamo la continuazione della stessa diciamo poesia siciliana di allora, nella quale parte dopo quella prima frase si va a inserire questa qua, Gran Rocca Fortunato, dopo cui ritrovato. Ok, professore, buona festa di Madonna e ci risentiamo a giorno. Allora domenica mattina e pomeriggio inoltrato verso le ore 18. Saremo in giro, saremo in giro. Appuntamento allora quindi a domenica. Buona festa a tutti. Vi saluto. Casi chiuso. Aspetta, faccio il turno.